Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati, se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Che bel risveglio ragazzi oggi, bellissimo. Un sonno tranquillo, senza incubi, con tanti sogni belli di ragazzi con la maglia rossonera che camminano per un campo di calcio, corrono con la palla, segnano, bellissimo, bellissimo ragazzi. Oggi analisi più pagelle di Inter Milan 1-2. Prima di cominciare però ragazzi vi chiedo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione qui sotto tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito www.acmilaninside.com. Stata una partita bella, tosta per cuori forti, che era difficile pensare potesse andare a finire così. Sinceramente, bisogna essere onesti e leali, non abbiamo giocato benissimo. Primo tempo eravamo fin troppo brutti per essere veri. Alla fin dei conti non l'abbiamo vinta con tecnica e giocate spettacolari, l'abbiamo vinta di orgoglio, l'abbiamo vinta di reazione, l'abbiamo vinta di forza, oltre che fisica, oltre che tecnica, ma di forza mentale. E questa può essere veramente una vittoria che può far svoltare il gruppo, il campionato e la crescita di questi ragazzi. Partita che fondamentalmente è stata decisa da un campione, perché uno che vince mondiali, Champions, campionati e varie coppe, Coppa UEFA, altro non può essere, da protagonista chiaramente, altro non può essere che un campione. Può non piacere esteticamente, può non piacere fuori dall'area, ma dentro è un attaccante di tutto rispetto. Questo è quando, ragazzi, molto semplicemente, senza andare a fare giri chissà quanto articolati. Poi che Inzaghi abbia sbagliato i cambi. Ragazzi, i giocatori che aveva in panchina, quelli erano. Non è che chissà dove quali altri giocatori potesse scegliere. Questo va semplicemente a confermare quello che più volte ho detto in varie live su Instagram, che io non ritengo assolutamente le riserve dell'Inter migliori delle nostre. Forse hanno qualcosina in più negli 11 titolari, questo sì, ma nelle riserve io sinceramente non faccio Di Marco, Vidal, Vesino e Sanchez nettamente superiori a Romagnoli, Krunic, Rebic e Bennacer, ma neanche una volta. Negli 11 forse qualcosina di più ce l'hanno, va bene. Lo posso pure accettare, ma nelle riserve, ragazzi. Quindi, che debba essere vista come una partita persa da Inzaghi per i cambi, non mi va giù. Non mi va giù perché, ripeto, alla fine dei conti, i cambi che poteva fare, quelli erano. Non è che ci stesse. In attacco, se voleva togliere Lautaro, l'unico disponibile era Sanchez, non aveva Correa, non aveva Caicedo, non è che potesse a centrocampo. E le riserve quali sono? Non hanno più sensi, restano Vesino, Vidal e Gagliardini. Non è che chissà Gagliardini quando potesse fare meglio di Vidal e Vesino. Sugli esterni è entrato Darmian, che spesso fa il titolare. Di Marco spesso si alterna a Perisic o a Bastoni nei tre dietro, quindi sinceramente non vedo che chissà quale suicidio da parte dell'allenatore nerazzurro. Spiace, spiace, spiace. Vabbè, ma queste. Poi piangesse quando vuole per quello che lui definisce fallo di Giroud su Sanchez. Non è colpa nostra se Giroud è il doppio fisicamente di Sanchez e una spallata lo manda per aria. Quindi, ragazzi, sinceramente, le chiacchiere se le porta via il vento. Verba volant, scripta manent. E queste, le cose scritte rimangono e la cosa scritta più importante è 1-2. Stop.
Andiamo con le pagelle. Perdonatemi. Partendo da uno strepitoso mignon, voto 8. Anzi, vediamo 7 e mezzo, giusto perché l'8 se lo merita. No, no, 8, 8, 8, 8 a mignon. 8 a mignon perché se non c'era Mike, il primo tempo se finiva 3-4-0 non ci stava nulla da dire. Molto semplicemente. Poi anche la tecnica nell'uscire fuori dall'area, non perdere il controllo, quell'uscita del primo tempo c'era anche fallo ma non gliel'hanno dato. Va bene, 8, semplicemente 8. Ci sono 3 parate almeno decisive. Calabria, voto 6, che è la media tra il 5-5,5 del primo tempo e il 6,5-7 del secondo tempo. Nel primo tempo soffre terribilmente Perisic, lo soffre tanto anche perché non viene per nulla aiutato da Selemakers e da quella parte l'Inter sfonda sempre. Nel secondo tempo molto meglio, complice anche magari una diciamo per noi fortunoso infortunio acciacco del croato che è costretto a uscire e serve l'assist, il filtrante per Giroud per il gol del 2-1. Kalulu 6, se non fosse stato per l'errore sul gol subito dove si perde Perisic sarebbe stata un'altra partita clamorosa, però ogni tanto ha dei blackout all'interno delle partite, dei match che purtroppo costano caro, vedi contro lo Spezia, vedi ieri, vedi pure contro la Roma dove ci fu un'occasione per Zaniolo su un suo errore in disimpegno, però nel complesso ricordiamo che è pur sempre un 2000, ci possono stare degli errorini, glieli perdoniamo soprattutto se vinciamo. Romagnoli voto 6,5. 6,5 perché ha dovuto giocare una partita con un'ammonizione pendente sulla testa, insomma. È stato bravo, dato che gli attaccanti dell'Inter venivano spesso incontro per accorciare la squadra e per palleggiare, per ripartire poi in velocità, soprattutto Dzeko, è stato bravo spesso a rompere le linee e avanzare e cercare l'anticipo. Una volta gli è costato il giallo, tante altre volte ci ha permesso di recuperare dei palloni preziosi. Teo, voto 6. Nel primo tempo lui e Leao da quella parte non riescono minimamente a sfondare. Nel secondo tempo è uno di quelli che prende per mano la squadra per guidare la ribalta. Il fallo dell'espulsione è di pura ignoranza calcistica, nel senso buono, nel senso che se non fa quel fallo l'Inter arriva in porta e c'è serio rischio di segnare. Poteva farlo in maniera plateale, siamo ovviamente d'accordo. Poteva trattenere la maglietta, difficile perché era un po' lontano Dumfries, l'unica maniera era scalciarlo per mettere a sicuro il risultato. Questo è quanto. Bennacer, voto 6 anche per lui, nel primo tempo male male. Recupera un po' nel secondo tempo per poi fare spazio al buon Krunic, però nel complesso mentre Tonali fa un po' più entrambe le fasi sia offensiva che difensiva, lui si impegna quasi esclusivamente a recuperare qualche pallone e a dare il via all'azione. A volte è un po' troppo lento, dovrebbe velocizzarsi un po', però in una vittoria così anche lui prende la sufficienza. Sandro 7, pieno, pienissimo, tendente anche al 7,5. Non è mai andato in difficoltà anche nei controlli, anzi gli do 7 semplicemente per un errore commesso a fine partita. Non va mai in difficoltà anche negli uno contro uno, negli scontri a tu per tu con Barella o con Çalhanoğlu, non va mai in difficoltà, grandissimo Sandrino, voto 7, che non è 7,5 semplicemente perché se sull'espulsione di Teo, se quel pallone lo spazza o lo gestisce meglio, Teo non prende l'espulsione, non concediamo l'ultima punizione pericolosa all'Inter. Selemakers, voto 5, non ne ha combinata una che dire una.
né in fase offensiva dove è stato tanto confusionario, sia in fase difensiva dove uno non ha supportato per niente Calabria e due sull'occasione di Dumfries. Va in maniera molto leggera con l'esterno destro quando lì bisogna andare di piatto sinistro a stoppare quel pallone. La palla filtra, Dumfries controlla. Meno male che c'era Magic Mike. Male male purtroppo Selemakers. Kessié 5 e mezzo rientrava dalla Coppa d'Africa, prima partita nel 2022 con il Milan. Non ripete minimamente l'ottima prestazione fornita in quella posizione contro l'Empoli. E non riesce nemmeno nel compito principale che era quello di arginare Brozovic, che riesce tranquillamente a fare il suo mestiere, il suo compito. Leao, voto 5,5 purtroppo per lui. Ci si aspettava un Leao solito, verrebbe da dire, del 2002. L'Inter però ha capito, si è messa lì, non l'ha fatto minimamente partire, preventive, marcature preventive giuste, non lo hanno mai lasciato nell'uno solo, nell'uno contro uno, sempre raddoppiato, sempre marcato e l'hanno imbrogliato bene. Quindi 5,5 purtroppo per Leao. Giroud. 8 basta, credo di sì. 8 e mezzo. 8 e mezzo per il tecnicismo del secondo gol. Il primo gol è puramente da bomber di razza, da predatore dell'area di rigore, perché lì 9 persone su 10, 9 calciatori su 10 non ci credono a quel pallone, non si buttano in scivolata. Il secondo, sia pure con la complicità di Handanovic che poteva parare meglio. Però è un gesto tecnico, stop di tacco, si gira, palla sul secondo palo, bellissimo, veramente bellissimo. Poi sul primo gol è lui a recuperare il pallone con la spallata a Sanchez, quindi anche voglia, attaccamento e grinta. Per quanto riguarda i sostituti, Messias dal 46esimo. Leggermente meglio a Selemakers, ma un paio di transizioni le poteva gestire molto molto meglio e potevano essere molto più pericolose. Krunic, che è entrato a posto di Bennacer, 6 Fallegna, recupera palloni e roba varia. E poi il terzo è entrato Messi, Brian Diaz, che è stato fondamentale per il recupero della partita. Voto 7 per Brahim, che è entrato pimpante, gestione di palla, ha dato quel tocco che serve dal centrocampista. Speriamo sia la rinascita di Brahim in questa stagione. Il mister, voto 7, che è la media praticamente tra le scelte, ma non scellerate, le scelte del primo tempo che non sono state indovinate e i cambi effettuati dopo che hanno svoltato la partita. Questa volta ha dimostrato anche una certa grinta e una certa forza mentale che ha fatto sì che i giocatori capissero e svoltassero nel secondo tempo. Questo è quanto, ragazzi, godiamoci questa domenica. Speriamo che magari di guadagnare qualche punto su qualcuna. Non hanno partite difficili, sono anche impegni abbastanza semplici. Però vediamo, magari ci scappa la sorpresa. Ok? Questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio. Vi ricordo ancora una volta di lasciare gentilmente il like, iscrivetevi, campanellina, tutti i link dei profili social di Milan Insider in descrizione, il sito internet, il mio profilo di Instagram, tutto meraviglioso, tutto a tinte rossonere. Bellissimo, una bellissima domenica, ragazzi. Godetevela, perché il sogno non è finito. Ciao a tutti, ragazzi, e sempre forza mia.